Ciao ragazzi, ciao. Under Metal Flag. Sono qua oggi in compagnia con Francesco La Rosa, detto Frullo. Frullo per gli amici. Ma anche per i non... cioè per anche tutti. Per insomma. Tutti ormai. Allora, mi ha concesso gentilmente questa intervista. Sono riuscito ad arrivare a casa sua. Tra l'altro vi garantisco che abita in un posto meraviglioso per un musicista, giusto? Tra i monti, in mezzo al verde e al nulla. Allora, partiamo con la prima domanda, che è relativamente a chi sei, perché magari non tutti ti conoscono direttamente. Ecco, quindi carta d'identità, Francesco Frullo. Allora, beh, innanzitutto direi che sono un batterista, perché suono da circa 30 anni, direi adesso. E mi conoscono tutti prevalentemente per il mio batterismo metal, perché nel 2014 sono entrato negli Extrema e tuttora suono con loro, e mi conoscono anche in molti perché ho questa abitudine di suonare tutto quello che mi piace, quindi suonare con tanti gruppi, quindi ho questa attitudine turnistica verso il mondo della musica. Mi sono sempre reso disponibile per coprire dei buchi dove mancavano batteristi e cose simili. In più, per chi non mi conoscesse, sono anche un insegnante di batteria e mi diverto anche a fare trascrizione, cioè mi piace proprio tanto. Ecco, diciamo che, allora, a proposito, visto che hai citato tu questa cosa, durante questa situazione che stiamo vivendo a livello di lockdown, tu hai creato un tutorial, no? Esatto. Su YouTube o su un tuo canale, magari se vuoi parlarne così chi vuole seguirti. Questo tutorial, che si chiama Groove and Feel Gratis, l'ho creato nell'agosto di quest'anno, anzi del 2020 in realtà. E nasceva semplicemente dall'idea di creare qualcosa che serva a qualcuno, perché era un periodo che io facevo qualche video ogni tanto, durante anche il lockdown, però mi rendevo conto che era un video che tutto sommato era un po' fine a se stesso, perché sì, c'era l'esibizione, tutto quel che vuoi, però di fatto, a parte fare un po' di intrattenimento, non è che servissero poi a chissà quanto per chi vuole suonare la batteria. E allora in mezzo a quel marasma di tutorial, drum tutorial che ci sono su YouTube, Facebook, ovunque, ho deciso di fare il mio personale format di drum tutorial, che riguardava proprio il fatto di chiedere agli utenti del web: qual è il tuo brano preferito di cui non capisci qualche cosa? Io te lo posso spiegare. Sì, certo. Perché mi sono messo nei panni di quella persona che magari ascolta il suo disco preferito e tutte le volte arriva quel passaggio di batteria e dice: ma che cavolo succede lì? E allora ho detto: siccome a me piace molto trascrivere e soprattutto prendo sempre le sfide di trascrivere anche le cose impossibili, allora ho detto: facciamo diventare una cosa utile. Certo. Di conseguenza ho provato a lanciare una foto dove dicevo qual è il vostro pezzo preferito, bla bla. Hanno cominciato a rispondermi circa una decina di persone nel giro subito. Di una subito. E allora ho cominciato a buttarmi a capofitto in questa cosa e ho visto che, oltre a effettivamente rendere felici batteristi, anche non solo, perché ci sono anche richieste da cantanti, bassisti, chitarristi, però mi sono reso conto che prima di tutto mi divertivo, perché io mi diverto a trascrivere e a sezionare le parti di batteria colpo per colpo. E in più chi riceveva il video si sente gratificato, perché dice: oh, finalmente l'ho capita. Qualcuno che finalmente ha pensato anche a spiegare i passaggi che uno... Inoltre c'è una cosa che non mi aspettavo. Io tramite questa cosa ho avuto la possibilità di analizzare delle cose che ho sempre un po' o snobbato, oppure ho ascoltato solo come ascoltatore, e quindi dovendole invece spiegare ho detto ci sei entrato dentro per forza. Approfondisci fino a che a un certo punto ho detto: cavoli, non pensavo che fosse così. Grazie per avermela fatta analizzare. Ho scoperto una cosa nuova che non mi sarei mai aspettato, come infatti è successo. Segnalo i Confessor, che sono stati una scoperta per me, che io li ho sempre ascoltati un po' così, velocemente, perché sentivo il marasma di tecnicismi, e invece analizzandolo ho detto: mamma mia, quanta roba moderna che hanno preso Meshuggah e Band, che poi... Cioè, e quindi hai scoperto, insomma... Esatto. Magari tecniche nuove, ecco, passaggi nuovi. Sì, più che altro delle idee nuove di arrangiare parti di batteria per i brani, per i dischi, perché... Sembra tutto bello quando studi, che fai anche robe difficili. Il problema è che quando poi invece fai i dischi e devi inventartele tu le parti di batteria, puntualmente
finisci nel dire e adesso cosa faccio? Sì, ho studiato un mondo di roba, ma lì invece ti devi inventare cose sempre interessanti, certo, ma non esagerate, perché se sono esagerate... E mai banali. Esatto, cioè insomma è il solito dilemma di tutti i musicisti. Certo. Allora, visto che siamo passati a parlare prima a nominarti Frullo, magari togliamo la curiosità di chi ti sente chiamare Frullo e non si sa perché, ecco, se vuoi spiegarlo. Allora, Frullo è nato innanzitutto nel periodo in cui suonavo con i Meganoidi, con cui ho suonato per 7 anni. In cui praticamente sul palco io ero entrato da poco e il cantante, siccome sapeva che io ogni tanto impazzivo e facevo qualche rullata straveloce, ha cominciato a dire ma sei proprio un frullo, e allora sul palco invece di dire la batteria Francesco diceva la batteria frullo, così. E allora poi inizialmente ho cominciato a scrivere ovunque frullo, perché dicevo, visto che suono i Meganoidi e la gente poi da sotto il palco mi sente chiamare Frullo e non Francesco La Rosa, se cercano poi su internet non mi trovano. Certo. Allora ho detto, mi chiamo Frullo ovunque, così se mi cercano mi trovano. Però poi ho continuato a preservare questa cosa, perché quando sono suonato con gli Empire of Evil, gli ex membri Venom, sì, in giro per Russia, Europa, eccetera, eccetera, e andavo in giro e mi chiedeva la gente, ma come ti chiami? Io, Francesco La Rosa. Francesco Frullo. Ah, ok, Frullo. Internazionale. Ho detto, no, faccio Frullo che è più facile. Ascolta, parliamo della band principale per cui stai suonando adesso, no? Credo forse una o forse sono due. Sono due. Ok, io... Extrema da una parte, giusto? Esatto, cioè, ho le mie due facce praticamente. Cioè, per me è importante questa cosa. Sono un metallaro e anche bello incallito, perché okay, non smetterò mai di ascoltare metal. Importante. Perché mi fa stare dentro, bene, esatto. Però l'altra mia faccia è che suono con Janua, che è un gruppo di Genova formato da 9 musicisti, dove l'identità è un po' più variegata, perché l'ispirazione parte dal cantautorato in stile di André, con delle sonorità alla Morricone, quindi trombe, orchestrazioni, okay, particolari, chitarre classiche, chitarre acustiche, fisarmoniche, quindi è un folk cantato in italiano da voce maschile e femminile che non c'entra niente col metal. Certo. Per quanto dentro la formazione ci siano musicisti che hanno anche formazione metal, come per esempio bassista che viene dagli Spite Extreme Wing, band black metal con cui ho suonato anch'io, e il cantante che è principale, che cioè principale, sono tutti e due principali, ma lui è la parte maschile, e veniva da Malombra e Segno del Comando. Con Malombra io avevo suonato nel 2000 più o meno, avevo fatto il disco Dissolution Age, e alla voce c'era lui, ci eravamo conosciuti lì e artisticamente non ci siamo mai staccati, perché è nata, quindi diciamo, questo... da musicisti metal avete poi intrapreso un progetto, esatto, per vie diverse. Beh, sì, ma sì, ci sta, anche perché per la fine per avere praticamente questa libertà, avere questa libertà a 360 gradi di poter inserire influenze che derivano dal dark, la new wave, tutte queste cose, è venuto fuori questa cosa che diciamo da disco a disco facciamo quello che ci pare. Anua. Sì, esatto. Janua. Che sarebbe in realtà, era il nome dell'antica moneta genovese, Janua. Comunque gli Extrema invece sono la band che mi rappresenta dal punto di vista metal, perché è quella in cui è nato questo sodalizio poi con Tommy il chitarrista, sì, dove riusciamo a esprimerci batteria, chitarra e poi con l'inserimento del basso di Gabri Giovanna e adesso con la voce anche di Tiziano Spigno da 2-3 anni a questa parte. Ma Tiziano è entrato nella band contemporaneamente a te? O no? No, io sono entrato nel 2014 e Tiziano è entrato circa nel 2017-18, okay, più o qualche meno. Qualche anno dopo. 17. E quindi io ho fatto 3-4 annetti con il cantante storico, cioè Gianluca Perotti. Perotti, sì, sì. GL, esatto, GL, il famoso GL, che adesso ha immortato come, esatto, progetto, esatto, ha fatto uscire un primo disco nel 2019, esatto. E invece Real Banging Forever è l'ultimo album che hanno fatto l'Extrema, che risale al 2018, esatto, eccolo qua, okay, è uscito anche in vinile, è il full length, perché io quando ero entrato negli Extrema nel 2014, la prima cosa che si è fatta, a parte ovviamente mettermi sotto coi live subito, certo, dopo pochi mesi per capirci, abbiamo aperto gli Iron Maiden e io ci sono un po'... Vabbè, comunque... Com'è andata? No, benissimo, okay, anche perché
ci siamo praticamente lanciati sul palco, non abbiamo fatto il soundcheck, proprio il line check alla vecchia. Mi sa che tu quei soundcheck non vai tanto d'accordo, perché se ne hai raccontate qualcuno comunque. E comunque io appena entrati, a parte questa burrasca di live, Tommy mi ha buttato assieme a tutto il resto della band subito sotto a fare questo EP, che in realtà erano dei brani che lui aveva scritto nell'85 assieme alla band, e poi erano rimasti solo in cassetta, in demo tape. E ha deciso di creare, visto che all'epoca, nel 2014, c'era questa ondata di gruppi old school, trash, che in realtà erano tutti ragazzini, ha detto, ma perché io che invece c'ero, sì, no, adesso non faccio non uscire faccio qualcosa uscire, proprio che è stato scritto in quel periodo, quindi è realmente old school. E hai qua anche l'EP, giusto, che contiene. E infatti l'ha chiamato Old School EP, perché praticamente erano pochi pezzi, giusto per dare anche un po' la presentazione del nuovo batterista, perché io entravo in sostituzione, certo, Paolo Crimi, e sono quei pezzi che sono stati scritti nell'85, ma li abbiamo risuonati e rielaborati in versione moderna. Però effettivamente come pezzi, se li senti, si respira quell'aria lì. Poi sono dei brani che avete riproposto dal vivo? Sì, abbiamo fatto un primo tour in girando per l'Italia e alcuni posti d'Europa, dove abbiamo suonato prevalentemente, vabbè, i pezzi degli Extrema della loro carriera e poi i pezzi dell'EP, che effettivamente, da cui avevamo tirato fuori anche un videoclip che era Carcasses, che è velocissimo, infatti okay. Io ero il pezzo dove mi divertivo di più, perché c'è un po' di tutto, insomma, come al solito, potevo frullare, insomma. Frullare, ok. Oddio, non è che negli altri mi sia contenuto. Considerata anche la tua carriera come turnista, visto che prima l'hai accennato, le soddisfazioni personali da tutte queste esperienze, non so, c'è qualcosa che ti ricordi? Principalmente mi sono trovato, cioè io la cosa che mi ha dato soddisfazione è il fatto spesso di poter suonare con band anche col nome importante solo come sostituto, anche solo magari per due o tre date. Un po', vabbè, perché comunque magari mi piacevano proprio i brani della band, un po' come è successo con i Dark Lunacy o con Cadaveria. E un po' anche perché comunque mi piaceva mettermi in gioco con la realtà di una band grossa, nel senso che a volte mi capita spesso di dover collaborare anche con band con cui si fanno magari tributi, cover, e ovviamente io mi preparo i pezzi così come sono nei dischi o nei live, mi faccio dare le indicazioni e più o meno ci siamo. Quando si va col discorso della band grossa è un po' più complesso, perché comunque loro hanno passato anni a suonare sempre con magari un solo batterista e sono abituati a determinati passaggi, sfumature, flessioni ritmiche di portamento, insomma un sacco di dettagli, sì, in più. Cose che magari anche lo strumentista inventa al momento durante il live, no? Più sì, che magari puoi anche un po' più personalizzarti, esatto. E invece quando sei un po' più blindato, devi il tuo ruolo è un po' più preciso, più scolpito, quindi devi stare attento a... E la soddisfazione mia è stata quella comunque di aver dato sempre la soddisfazione della mia performance, nel senso che ce la metto tutta, faccio del mio meglio e la risposta è sempre stata comunque positiva. Ma è quella che ti ha soddisfatto di più? Ce n'è una? Vabbè, sicuramente nel periodo in cui suonavo con gli Empire of Evil, che era nella band di Mantas e Tony Demolition Man. E soprattutto, a parte i vari tour e il discorso di aver suonato in tour con gli Obituary, che per me è stata una cosa incredibile, perché ho potuto diventare amicissimo degli Obituary, proprio da far festa tutte le sere. Grande band. Però una delle situazioni più incredibili che mi porterò sempre qua è stato quel concerto a Francoforte del Keep on Through the Fest, che mi sembra che fosse nel 2015 proprio, dove ho suonato in apertura, cioè abbiamo suonato con Empire of Evil e poi a un certo punto switch di formazione, è salito Abaddon e hanno presentato per la prima volta i Venom Inc. E per me lì la soddisfazione è stato poter suonare davanti a tutta quella folla di metallari impazziti che cantavano tutti i pezzi con il braccio alzato. E quindi trovati 15, 20, non so quanti ci sono state, 15.000 persone, non so. Io che suonavo su sta doppia cassa qui con delle icone del metal storico e davanti tutti i metallari così incazzati neri, a suonare pezzi come black metal, esatto, Counter Battle, cioè quello per me è stato un sogno che si avverava, ho detto mamma mia, ma l'ho fatto veramente. Inoltre quel live lì è stato una follia, perché io arrivavo da un altro live la sera prima a Genova, che suonavo con una band con cui suonavo precedentemente, quindi Denial, che era una band death metal. Avevo fatto sta data a Genova e me lo sono ricordato proprio l'altro giorno, che
finita la data, festa, perché non si può non far festa alla fine di un concerto, sì, era la cosa più bella. Finito il concerto, finita la festa, di notte ho preso un treno da Genova a Milano, da Milano bus, aereo, vai con l'aereo a Francoforte, a terra, bus, arriva nella location del concerto, suona. Cioè, io praticamente ho dormito nei viaggi. Soundcheck? Sì, no, c'è stato il line check. Ah, perché in quei festival ti preparano tutto di, sì, dietro, sì, le quinte, e poi ti cacciano la, la pedana con la batteria già montata e suoni, mm-hmm, direttamente, senza troppi ne sene, ma però quadra tutto. Sì. Quindi, no, in realtà in quel live mi ricordo che un problema ce l'avevo avuto. Una cosa strana, mi avevano, si erano dimenticati di farmi arrivare nel monitor la cassa destra della doppia cassa, quindi mi arrivava solo la, la cassa sinistra. E infatti l'inizio del live è stato un po' un delirio, perché io nelle doppie casse sentivo solo la cassa sinistra, quindi tutti i colpi levari, non capivo niente. Cosa ho fatto? Ho fatto due segni al fonico di palco, non mi ha cagato, allora ho preso il monitor e l'ho girato, l'ho spento, ho staccato il cavo e ho suonato senza monitor, alla vecchia, senza spia. Quando... quando la spia fa troppo cagare è meglio non avercela. Sono d'accordo, penso perché sia proprio così. Eh sì, si va a memoria, insomma. Ok. Come turnista, questo, in generale, non so... Ma in generale, hai delle esperienze? Il problema qual è? Che ci sono delle esperienze che mi sono rimaste in testa, come, cioè quella per esempio che dicevo prima del suonare prima di Iron Maiden, per me è stata una roba incredibile, sempre per il pubblico che ti ritrovi davanti, anche se devo dire, devo ammettere che io mi trovo... più carico, mi carico di più quando sono nelle situazioni piccolissime dove c'è la gente che ti salta addosso, piuttosto che nei palchi giganti dove la prima fila di persone è a 20 metri di distanza. Certo. Perché alla fine, quando hai tutta la gente vicina, il calore del piccolo club, senti di più l'energia. E infatti mi porterò sempre il ricordo di un concerto che ho fatto con i Meganoidi, qui sembra strano. Eravamo a Udine e dopo tre pezzi ha cominciato a piovere, ha dirotto. Il service ha staccato tutto e ci ha interrotto il concerto. Noi, non volendo eliminare il concerto, abbiamo deciso di spostare giusto un monitor, la batteria e tutto, nello spazio del bar che era coperto, e abbiamo suonato praticamente solo ampli, batteria non amplificata, con tutta la gente che ci pogava intorno. Fantastico. E per me è stata una super figata, perché mi sentivo proprio l'energia, okay, e quindi io stesso ero più carico del dare ancora più energia. Quando invece sei sul palco grande, a volte mi dicono, ma sul palco grande come fai con tutta quella gente? E io dico, boh, mi sembra di suonare in una saletta, perché la prima fila è distantissima, c'ho il monitor, sento tutto bene, sì, è una figata che vedi in lontananza il pubblico, ma non li senti proprio accalcati che ti fanno forza, perché sembra dei motivatori. Quando il pubblico è carico, in realtà diventa il tuo motivatore. Beh, certo. E tu ti carichi il doppio, quindi c'è sta botta e risposta di energia, e se c'è il pubblico giusto diventa un concerto da paura, anche se ci sono tre persone. Qua io avevo fatto una domanda relativamente a un episodio divertente, non so se sul palco. Divertente spesso ciò che è divertente, quello che è successo sul palco lo diventa dopo, quando lo puoi raccontare, perché mentre non succede non è mai divertente. E invece fuori dal palco è successo di tutti i colori, perché io ho questa abitudine di dormire ovunque, quindi che ne so, una volta abbiamo finito un concerto, mi sono addormentato dopo aver fatto festa sui case, cioè tutti sono andati in albergo e ho dormito sui case tutta la notte, così tipo crocifisso. Oppure mi viene in mente quando al Rock the Castle qualche anno fa, lì, in apertura, sì, di Megadeth, praticamente io, siccome c'era troppo caldo, mi sono addormentato con la testa dentro il frigo. Cioè, ho detto, mi uso come condizionatore. Tutte queste cose un po' così. Sì, infatti mi ricordo le cose da tour, insomma. Quell'anno lì era parecchio caldo, no? Sì, esatto. E lì io dietro... non c'ero stato quell'anno, però so che era terribile, sono stati i miei amici. Se c'era Sodom, Megadeth, giusto? Era stato... proprio quella data lì, c'erano anche gli Exodus. Gli Exodus, c'era proprio la crew del trash. Incredibile quella data. Allora, so che ci sono dei progetti, diciamo, paralleli, oltre a, appunto, alle tue due band, gli Anua e gli Extrema, no? Vuoi parlarcene tu? Diciamo che sei stato citato anche durante un'intervista agli Alien, proprio che so che collaborerai anche con loro. Sì, esatto, perché praticamente io ho sempre dato la mia disponibilità, ovviamente quando sono libero dai miei gruppi principali, per concerti o registrazioni. E sono stato contattato dalla Marzia
e da Roberto, e i due fondatori, degli Helium, che è la tribute band. Era il periodo più o meno di novembre, mi sembra, o forse anche dopo. Comunque c'era l'idea che ci fossero delle date da fare, per quanto poi siano state troncate. E mi hanno chiesto se volevo collaborare con loro, per i concerti soprattutto, e io ho detto ovviamente di sì, perché primo, sono veneti e così mi integro un po' meglio. Secondo, perché comunque non è che mi chiedono di fare Liscio, mi chiedono di fare i Wasp oppure anche il repertorio Glamstar, che comunque è bello tosto, sì. E quindi posso esprimere la mia personalità da metallaro e dandying eccetera eccetera. Quindi oltre al trash, glam, rock, sì, power, diciamo che dove c'è da picchiare io mi trovo a mio agio. No, poi ovviamente se uno mi sente con Yanma invece vede che suono con l'impostazione traditional tipo jazz. Più tranquillo. Però per esempio con loro sono stato contattato anche grazie al fatto che ci conosciamo tramite Erika, che sì, si conoscono una vita, e ha fatto un po' da ponte anche questa cosa, e teoricamente poi dovrebbe uscire a breve un video dove si promuove il progetto Helium. Ok, e quindi ci sei anche tu. Esatto, che ho anche, ne ho approfittato per inaugurare le telecamere nuove che mi sono preso. In ogni caso, con loro si spera di andare live. Il problema è che appena ho accettato hanno bloccato tutto. E quindi è rimasto un po' in stand-by da quel punto di vista. Infatti, per dare un segnale, intanto si fa uscire questo video. Poi, appena ci sarà la possibilità, qui in Veneto e anche fuori, mi vedrete dietro le pelli con loro. Poi, ovviamente, ho anche altre collaborazioni, sì, oltre vabbè essere chiamato ogni volta che mi chiama un gruppo a dare disponibilità, come è successo in passato per esempio con band come Blind Summon Dry, che sono toscani e fanno metalcore, quindi dischi, okay, oppure band come, vabbè, mi è capitato di suonare addirittura con i Nova, una band black metal qui della zona di Vicenza. E poi mi è capitato di suonare, vabbè, come ho detto prima, anche Dark Lunacy, sì, e altre band. Ora non mi vengono in mente tutte, io per far chiarezza anche con me stesso ho fatto la lista e l'ho messa nella bibliografia, okay, che si trova online ovunque. Quindi andate a vedere se siete qui. E poi recentemente ho anche suonato con la tribute dei Korn della zona di Ferrara, okay, che si chiama Korn Alive, mi è capitato di suonare anche come sostituto con una band che fa tribute System of a Down, sempre delle zone venete, che si chiamano Mr. Jack, mi sembra. Li ho sentiti nominare, però non li ho mai visti. E anche recentemente con i Ramsex, che sono la tribute Rammstein, una delle tribute Rammstein, sì, che c'è in Veneto, dove alla sera però c'è Gils, che è una bestia nel far basi. Ah, ok. Quindi hai suonato anche con loro? Sì, tra l'altro la cosa strana è che ho fatto due date di fila, però in Germania, che è stata una follia, perché dico, ma come, vado a suonare i Rammstein per i tedeschi? È come se un tedesco venisse a suonare Vasco Rossi per gli italiani. Eppure erano contentissimi, perché il cantante, che è Busello, che è delle zone, se mi sembra, di Monselice, ha una pronuncia tedesca perfetta. E loro dicono, incredibile che un italiano abbia una pronuncia simile. Eppure... si vede che... Magari avrà qualche genitore. Il tutto, tra l'altro, queste date a ottobre, che eravamo appena usciti dalle zone rosse, siamo partiti, Germania, due date, poi siamo tornati indietro. E infatti è stato, se non erro, l'ultimo live che ho fatto in questa situazione qua. No, in ogni caso, altre collaborazioni particolari, posso citare per esempio i Craven, che sono sempre veneti, con cui ho dato disponibilità per i live ma anche per la produzione. Difatti siamo dietro alla pre-produzione di un nuovo lavoro, disco, probabilmente un EP, non so se... Un EP. Devono ancora decidere, perché erano partiti che erano solo quattro pezzi, poi pian piano alla fine vogliono fare un disco intero. Okay. Quindi diciamo che ce ne sono di cose sempre. Diciamo che sei un po' impegnato. Beh, quando sono poco impegnato me ne cerco. Non riesco a star ferme, questo è il mio problema. Okay. Ma è una curiosità, ma come riesci a impararti, scusa, tutti i pezzi cioè, sono tante band, tanti generi, cioè quanto tempo ci metti a impararti i pezzi? Dipende dai pezzi, ovviamente. Beh, certo. Comunque, come dicevo, è una tecnica. Io amo trascrivere, partiamo da questo presupposto. Quindi, giusto, la prima cosa che faccio è, ovviamente, mi faccio dare la setlist precisa, mi metto i pezzi sul cellulare e poi comincio a trascrivere, ma in qualsiasi momento, anche giorno e notte. Però
la prima cosa per me è averceli tutti scritti. Okay. Una volta che sono scritti, me li provo, mi prendo una giornata di tempo, due barra, e me li imparo per aria. Cioè, li suono così. Sì, sì, senza batteria. Perché così memorizzo tutte le posizioni di dove sono i pezzi e non perdo tempo a giocare sulla batteria, perché io appena mi siedo sulla batteria dopo parte, ho voglia di suonare. Parte e via. E invece così mi concentro solo sull'imparare esattamente lo spartito. Prima lo leggo, cioè imparando tutte le posizioni, poi tolgo lo spartito, memorizzo e dopodiché, una volta che sono sicuro che le posizioni sono memorizzate, il mio corpo va, tra virgolette, in automatico, posso andare sulla batteria, me lo permetto. Ma te l'hai insegnata qualcuno questa tecnica o no, te la sei fatta tu? L'ho sviluppata negli anni per risparmiare tempo, perché i primi tempi io imparavo il pezzo, andavo sulla batteria, lo provavo e ci mettevo 4 ore a imparare magari anche un pezzo. Invece così ci metto quell'ora, barra quando è difficile 2, per trascriverlo e poi un'altra al massimo oretta per suonarlo, per impararlo totalmente. Se il pezzo è facile ci metto anche mezz'oretta a impararlo il pezzo. Infatti tutti quando mi dicono, io dico più o meno dammi almeno una settimana di tempo per imparare i pezzi, come è possibile? Perché io cosa faccio? Inizio dalla mattina alle 8, comincio a trascrivermi i pezzi e vado avanti finché non ho finito nella prima giornata. Nella seconda giornata mi faccio provi? Tutta la giornata di nuovo, dalle 8 del mattino finché non ho finito, quindi potrebbe essere che finisca anche a mezzanotte, a impararli per aria, e dopodiché mi faccio quella giornata o mezza per suonarli sulla batteria e averli memorizzati. Okay. E quindi sono tre giorni, ma tre giorni... Interessante di tecnica. Che muori. Immersion. Sì, tre giorni che muori. Ok, sei ancora qua. Sì, no, sono ancora qua. Sì, infatti. Allora, qua volevo farti una domanda, che in parte l'influenza del passato che ti hanno formato, quale band contemporanea, adesso diciamo contemporanea, non vuol dire che è nata in questi anni, ma che magari ha fatto degli album contemporaneo, che è cambiata nel tempo, che non so, che ammiri, che ascolti del panorama internazionale, di quello italiano, del panorama italiano, dove ti sei costretto a dire gli Extrema. No, beh. No, scherzo, è roba. No, a parte il fatto che mi piace risentire le registrazioni dove ho suonato io, perché vedo, proprio, a parte tutti i ricordi che mi vengono in mente quando risento un disco che ho registrato, mi piace risentire quello che mi ero inventato in quel momento, perché è una fotografia di quel momento, di magari di quando avevo, che ne so, 25 anni, 30 anni. Certo. E quindi dico, cavoli, suonavo così all'epoca, che figata, così. Però invece della domanda che dici te, è difficile perché, non lo so, io sono un po' lunatico, quindi in base a come mi sveglio nella giornata io ascolto robe, cose diverse. In generale, comunque, della scena metal italiana, io ammiro molto i Flash God Apocalypse. Ok. Perché principalmente ammiro la determinazione di Francesco Paoli e la sua creatività nel fare qualsiasi cosa, perché suona la chitarra, canta, suona la batteria, certo. È un fissato anche di come va gestito il marketing, come si gestisce il palco, e quindi io ammiro tutto questo suo prepararsi a 360 gradi su qualsiasi aspetto che riguardi il portare avanti una band seriamente. E poi comunque mi piace più o meno la miscela che hanno creato. Sì, diciamo che hanno dato la loro interpretazione, esatto, di quello che poteva essere il symphonic, death metal, eccetera eccetera. Però è loro, nel senso che comunque ci sono altri gruppi che quando metti delle playlist su Spotify o YouTube o insomma vai a cercare musica di quel genere, ti rendi conto che tutti, bene o male, sono simili, e quando arrivano loro hanno la loro firma, no, hanno la loro impronta. E questo l'ho trovato molto ammirevole. Poi ovviamente ci sono altri gruppi che ammiro nel panorama italiano, per esempio i Necrodeath, ma no, più che altro un po' per l'amicizia, ma poi perché comunque a me in generale anche il black metal piace, le atmosfere molto oscure che fanno parte anche di tutto il mio background dark e new wave, e quindi sentire nei Necrodeath ciò che fanno con le chitarre, con le atmosfere, mi piace anche appunto. Io li seguo da tantissimo tempo e quindi salutiamo Peso, Flangers, grandi amici TGL. Poi vabbè, invece verso l'estero ce ne sarebbero miliardi, perché dipende da quale, anche lì, da quale fascia di metal si vuole ascoltare. Sì, perché certo. Io, a me piace sia il doom che il metal estremo, che il black metal, il folk così. Cioè tipo le folk metal, se posso dire, a me piacevano gli In Extremo, perché quando frequentavo i festival tipo Gothic Treffen erano sempre presenti, quando me li andavo a vedere erano sempre piacevoli con le loro live cose, quindi è un po' difficile dire quale mi piaccia. Posso dire però che ho avuto un periodo in cui ero fissato col discorso del cyber metal, che può essere odiato da molti. Perché avevo tentato di fare un progetto che si chiama Thought Machine, dove avevo scritto anch'io dei brani assieme a quello che attualmente è il chitarrista di Janua, Fabio Gremo, che saluto.
E praticamente avevamo creato questa band con altri membri dove cercavamo di creare delle miscele tra cyber, trash, prog, un po' di una miscela di cose, e alla fine io avevo cercato di seguire anche la produzione, avevo creato questo amalgamo dove cercavo di avere delle batterie alla Slipknot con dei synth un po' più anni 70, una voce un po' presa dal cyber, e avevo cercato di creare questa miscela. Poi non è andata in porto la cosa per tutte le solite dinamiche di band che ci possono essere, quindi il fatto che comunque, come ben sappiamo, per portare avanti una band devi sopportare anche i caratteri delle persone. Ma se l'avevi fatto con elementi italiani o esteri? Sì, tutti italiani. No, con esteri invece io, a parte gli Empire Vivo con cui avevo collaborato, di dischi fatti con artisti esteri in realtà non ne ho, ora che ci penso. Avevo avuto un nuovo obiettivo della gente. No, avevo avuto una collaborazione sempre come turnista con i One Machine, che sono una band di Londra, dove alla chitarra c'è l'ex chitarrista dei Nevermore e così simili. E praticamente Jeff Loomis, no? No, Steve Smith si chiama, che attualmente è andato a vivere di nuovo in America. Avevo fatto con loro 2-3 date, Scozia e cose simili. Anche lì la solita situazione assurda dove hai una settimana di tempo per imparare i pezzi e io solitamente non mi tiro indietro, anzi. Sono le situazioni dove mi diverto di ma più. Ma stile un po' anche Nevermore o no? Sì, erano un trash molto tecnico con la voce praticamente power in realtà. Domanda difficilissima, lo so, perché tutti protestano per questa domanda. C'è chi mi dice, non ti rispondo, ti chiedo di farmi 5 nomi di 5 album che magari secondo te sono stati fondamentali nella tua, che ne so, crescita, ma non solo come musicista, intendo proprio l'avvicinamento alla musica, no? Come il tuo stile di vita dopo. Se devo andare con come sono cresciuto io, gli dico nell'ordine in cui mi sono arrivati alle orecchie e mi hanno sviluppato le mie idee batteristiche. Quindi devo per forza citare, sono obbligato a citare Injustice for All dei Metallica, perché è stato il primo album dove ho cominciato a dire, ah, ma la batteria allora non si suona solo dritta, si può anche spostare qualcosa qua e là e al posto del rullante usare il tom. Cioè, insomma, ho sentito una creatività batteristica, per quanto venga sempre massacrato il povero Lars per i suoi, come dicono, problemi tecnici, però mi spiace ragazzi, a livello di creatività ci fa il culo. Beh, all'epoca sicuramente, poi sì, poi è andato a scendere, però bisogna ammettere. E quindi io quell'album lo devo per forza citare. Certo. Poi non posso non citare l'album Awake dei Dream Theater, perché assieme ai Images and Words, però ne devo citare solo uno, quindi cito Awake, perché da lì ho rubato un sacco di mie cosette che uso batteristicamente, perché ho avuto il mio problema, il mio periodo Portnoy come molti batteristi della mia generazione. Poi non posso non citare i Pantera, per esempio, con Fabian, non mi ricordo il titolo completo, scusatemi, perdonatemi, perché comunque da quell'album avevo preso tante cose di doppia cassa o di essenzialità batteristica che sono importanti da sapere se vuoi fare metal. Poi non aver sentito almeno una volta uno di quegli album per il discorso groove, suoni e pacca e essenzialità, in stile quasi SDC potremmo dire, però in realtà in ambito meta. Okay. E poi ovviamente devo citare per forza i Dead, perché comunque tra Gene Hoglan e Sean Reinhardt mi hanno stra-influenzato. In particolar modo, se posso chiederti, quale album? Tutti? Sì, in realtà l'album dove c'è Symbolic, dove c'è Gene Hoglan, perché comunque, principalmente perché l'ho ascoltato di più, soprattutto perché all'epoca mi ricordo che provavo proprio a fare Symbolic, avevo sempre questo deficit che non riuscivo ad arrivare alla velocità della doppia cassa. Okay. Perché lì lui proprio parte e accelera nel disco, probabilmente ho suonato senza click. E quindi io iniziavo la sta doppia cassa e poi dicevo, cavolo, non ce la faccio tutte le volte. Tutti i giorni riprovavo, sempre sto pezzo. E quindi mi ha molto. Però ovviamente in Human, anche l'album Human è stato per me importante, perché c'era sto videoclip, c'era sta inquadratura sulla doppia cassa di Sean Reinhardt a un certo punto, con sti battenti che andavano a cannone. E io mi ricordo che tutte le volte che vedevo sto video su Video Music, perché c'era Video Music, mi mettevo lì per terra e dicevo, no, ce lo devo fare anch'io. E allora mi era rimasto sto flash qua. Però a parte tutte le cose che lui faceva pazze sui ride, sui piatti, in mezzo. Ah, beh, sì, incredibile. Infatti quel live a Los Angeles che all'epoca io ce l'avevo masterizzato su DVD, poi è uscito adesso su YouTube, trovi qualsiasi cosa, e quel live lì per me era stato un shock, perché
sentivi quelle cose suonate live con la carogna che va a lui e dicevi, ma si può fare? Si può veramente fare? No, poi successivamente ovviamente ci sono altri album che mi hanno influenzato. Non posso non citare gli Slipknot, perché anche da loro io comunque, nel modo di anche di aggredire il tempo, mi ci sono un po' trovato, questo anche modo di stare sulla batteria così nervoso che aveva Joe Jordison, certo. Per me è stato anche quello un po' un'ispirazione, perché è comunque un modo quasi hardcore di voler portare avanti il pezzo, vero, per quanto ci siano degli ipertecnicismi assurdi, però il tempo, come infatti avevo fatto un video che c'è su YouTube che mi ha permesso di vincere il contest, quello di Sick Drummer, quello americano, per culo. Ho caricato il video su YouTube, ho detto vabbè, figurati, e poi dopo 3 mesi mi scrive Ian McDonald, che era il proprietario di questa magazine, mi dice hai vinto, io ah? In realtà quel video, in quel video che è il pezzo di Eyeless, io ho fatto la drum cover del brano e ho messo un contachilometri sul lato sinistro del coso, si può vedere su YouTube, dove in realtà invece di 16 km ci sono i BPM, perché volevo far vedere come in realtà lui accelerasse, decelerasse. Sì. Questo portamento del tempo non in griglia, visto che ormai sono tutti fanatici della griglia, ecco lì c'è l'estremizzazione del non essere in griglia, che è una cosa che ti rende in realtà il disco più umano, per quanto tutti dicono però è fuori tempo, scena, però te lo rende più umano, più vivo in realtà, è l'espressione musicale anche sul tempo, che adesso è stata azzerata. Adesso è tutto tipo macchina da scrivere, è finita lì. Ho perso il conto di quanti album hai detto, però ce n'è uno invece sul recentissimo, che per me è importantissimo. Sono i Leprous, che sono una band norvegese che fa avant-garde metal, che erano partiti con la componente metal, poi sono un po' andati a addolcirsi, infatti alcuni fan l'ha persi per strada, ne hanno presi nuovi. Li ho presenti. Però quando io ho sentito l'album Bilateral sono uscito di testa, perché comunque li avevo visti di spalla agli Amorphis a Milano, e vedo questo gruppo qui che mi parte con il brano di cui ho fatto la drum cover, che non mi ricordo come si intitola, comunque un brano tutto storto che cambia tempo in continuazione, ho detto ma cos'è questa cosa? Ma veramente? Sto veramente vedendo queste cose? E da lì sono impazzito per loro, per tutta questa creatività a 360 gradi che hanno. Piacciano o non piacciono, a me di loro piace questa libertà che si sono fatti nel non seguire nessun canone. Sì. Cioè, disco Usa così, prossimo disco... questo fa questo, questo... Fanno quello che voglio, punto. Però, è una cosa che a me piace nelle band, perché ti permette di sapere che non si fermano al volere solo dei fan, ma ti fanno sempre sapere quello che gli piace realmente. Certo, quello che vuole il musicista, non quello che si aspetta il fan. Siamo, diciamo, all'ultima domanda che volevo farti così simpaticamente, dopodiché se devi aggiungere tu qualcosa, fallo pure. Volevo solo dire, da quant'è che vivi in Veneto? Mi sembra da 5 anni. Hai imparato a parlare veneto? No, scusatemi, ci stanno provando i bambini dove insegno a scuola, o i ragazzini, perché insegno in una struttura che si chiama Pop Corner Academy, che si trova a Montegalda e anche qui a Barbarano, vicino a casa mia. E effettivamente ogni tanto mi spunta qualche bambino che mi parla in veneto e qualche parola in più la imparo. Però anzi, ogni tanto vengo bacchettato da qualche bambino che mi dice ma come? Non sai questa parola veneta? E sai che il Veneto pensa di essere internazionale. Addirittura ogni tanto qualcuno mi fa qualche battuta e mi giro verso Erika e dico Erika, mi puoi tradurre? Okay. Vabbè, se tu cominci a parlare in dialetto genovese, penso che siamo alla stessa strema. Non conosco il dialetto genovese, perché in casa mia non si parlava dialetto, e quello il punto. Ok, abbiamo finito. Io ringrazio tanto Francesco della sua disponibilità, sono stato contentissimo. Io ringrazio tutti voi, soprattutto te che ti sei fatto lo sbattimento di arrivare da Dolo. No problem. No, comunque io se posso vi voglio ricordare di seguirmi sul mio canale YouTube e anche gli altri social, ma principalmente YouTube, perché lì potrete vedere i miei drum tutorial e a volte su richiesta anche dei brani o anche altre... la strumentazione che uso, cose simili, quindi seguire principalmente la rubrica Groove and Feel Gratis. Continuate a seguire gli Extrema e gli Anua, perché stiamo continuando a lavorare su materiale nuovo e sui dischi nuovi anche a distanza. Fate conto che io non vedo le mie band da un anno,
anche alla mia famiglia, cioè ai miei genitori, non li vedo da praticamente un anno, però pur ciò nonostante stiamo continuando a lavorare a distanza, perché comunque la musica non si può fermare. Ok, ancora grazie, salutiamo tutti gli amici Under Metal Flag. Ciao, e ovviamente ragazzi ci vediamo live quando si riaprirà tutto, mi raccomando, così ci faremo tutti insieme un bel pogo. Ok, ciao Francesco, stay metal. Ciao e grazie di interesse.